Ok, secondo step, passiamo a, a parlare delle differenze tra entità e chiamvalue. Quindi, parlando di web semantico, il primo concetto che ci viene in mente è proprio quello di entità. L'entità che cos'è? L'entità è un oggetto descritto in un documento, significa, ovvero, l'insieme di dati e metadati che vanno a disambiguare il contesto semantico di un oggetto che stiamo descrivendo all'interno che poi, di un documento, che può essere una pagina web, un articolo e così via. Quando si parla di entità, ovviamente, come abbiamo detto, andiamo a descrivere in maniera, disambiguata quello che è il contesto semantico di una parola e la differenza appunto con la keyword è che le entità sono, collegate fra di loro, hanno la possibilità di disambiguare il contesto proprio tramite collegamenti fra un'entità e un'altra, mentre la keyword è semplicemente un termine che ovviamente non sto dicendo che non vada utilizzato, comunque sia che sia passato, anzi la keyword è sempre comunque importante all'interno del web e della SEO in generale, però ovviamente adesso abbiamo la possibilità, grazie al web semantico, di disambiguare la comunicazione con il motore di ricerca e dare più possibilità al motore di ricerca di comprendere la nostra pagina web. Facciamo un esempio, se io dicessi la parola calcio ovviamente se io non avendo un contesto di riferimento voi non capireste se io mi sto riferendo al calcio, quindi al minerale che costituisce le ossa, piuttosto che all'azione di dare una pedata, piuttosto che al calcio lo sport. Quindi inserendo una serie di dati e metadati all'interno dell'entità calcio riusciamo a disambiguare il contesto semantico di riferimento con il motore di ricerca e darvi la possibilità di fornire alla nostra pagina come risultato preciso per quella che è l'intento di ricerca del suo utente.